Sindaco, un piano strategico della città metropolitana che ha visto l'accordo di tutti i sindaci dei 92 comuni, come lei prima ha detto, ma che garantirà soprattutto fondi anche ai piccoli comuni che altrimenti sarebbero rimasti fuori? A tutti. Devo dire, questa è una novità italiana, perciò merita un'attenzione anche sul piano politico e della comunicazione, perché siamo la prima città d'Italia che approva un piano strategico con risorse molto consistenti, parliamo di circa 250 milioni, con un accordo di tutte le forze istituzionali presenti in Consiglio metropolitano, soprattutto approvando progetti venuti dal basso, cioè dai sindaci, e questo non era un fatto assolutamente né dovuto né scontato, perché da sindaco della città metropolitana potevo decidere anche in maniera autonoma con il consenso poi dopo successivamente del Consiglio metropolitano. Invece abbiamo voluto coinvolgere i sindaci in modo che abbiamo un piano che va a soddisfare le esigenze dei territori. Ovviamente i progetti presentati sono per somme maggiori, quindi abbiamo dovuto fare una selezione. Vedremo di recuperare qualche progetto con le economie delle gare, con altre risorse che metteremo, ma sono molto soddisfatto perché con l'approvazione di ieri all'unanimità in Consiglio metropolitano, dal mese di dicembre al mese di gennaio tutti e 250 milioni entreranno nella cassa dei comuni. Sono tanti soldi in proporzione al numero di abitanti di ogni comune. Qui Napoli avrà poco meno di 100 milioni di euro che arriveranno già nel mese di dicembre. Alcuni lavori partiranno subito perché abbiamo presentato progetti per lavori già appaltati, per altri potranno cominciare le gare perché ci sono i soldi. E oggi parliamo di ambiente in questa conferenza stampa, quindi ossigeno bene comune, parchi, alberature. Per darvi un'idea, con i soldi stanziati noi siamo in grado di piantare nei prossimi mesi, cioè nel massimo nei prossimi due anni, 3 milioni di alberi nell'area metropolitana di Napoli, che ha 3 milioni e mezzo di abitanti. Quasi tutti i parchi della città di Napoli vengono riqualificati, i lungomari di molti comuni, i costoni dissestati, le aree a verde, insomma un lavoro davvero che produce sviluppo e quindi rafforza la capacità di investimento dei nostri territori. Denari per più spazzatrici, per più centri di raccolta dei rifiuti e quindi anche dare una risposta alla crisi strutturale che stiamo vedendo anche gli effetti in questi giorni complicati a Napoli, ma non solo a Napoli. Quindi insomma la politica sta facendo la sua parte con coesione, compattezza. L'ultima cosa che vorrei dire, soldi che ci siamo andati a conquistare, quindi non dobbiamo dire grazie a nessuno. Questa è l'autonomia di Napoli, l'autonomia di Napoli che anche con battaglie giuridiche, amministrative e istituzionali si è andata a conquistare questi soldi che erano bloccati, e siamo davvero tutti quanti orgogliosi del risultato ottenuto con un grande lavoro di squadra. Tanti soldi, ma per rendere i territori più gradevoli ma anche più sicuri dal punto di vista idrogeologico, abbiamo visto tutto quello che sta succedendo in questi giorni anche in Campania. Assolutamente sì, più gradevoli, più belli, più sicuri, infrastrutture, quindi sviluppo, attrattività, anche una compattezza maggiore dei comuni tra di loro. Questo è un altro messaggio, cioè mettere insieme 92 comuni molto diversi tra loro, con orientamenti politici completamente differenti, vi assicuro che non è una cosa scontata. Quindi io credo che questa è anche una bella immagine politica che viene dal Mezzogiorno d'Italia al Paese, di questi giorni che la politica anche all'interno delle stesse forze di maggioranza è completamente lacerata. Se vediamo le fotografie del governo in carica, per non parlare tra maggioranza e opposizione in Parlamento, noi come città metropolitana di Napoli, senza alcuna maggioranza politica, perché ognuno rimane con le proprie idee politiche, ma con un'intesa istituzionale stiamo facendo qualcosa di così significativo nell'interesse dei nostri concittadini e dei nostri territori. Molto va proprio nella direzione della sicurezza e, consentitemelo di dire, prima città anche in questo in Italia aver approvato una delibera ossigeno bene comune e quindi contrastare i cambiamenti climatici dal basso.